un matrimonio perfetto, quello con il volontariato per quel che riguarda lo sport. Sì, poi soprattutto in considerazione che c'è di mezzo il calcio, che spesso magari agli occhi dell'opinione pubblica è un mondo così lontano da quello che sono i problemi di gente che ha poca fortuna nella vita, e invece proprio il calcio oggi, grazie al supporto della fondazione di Save the Dream, di tutto il gruppo del Qatar, oggi tende la mano, lo sta facendo sempre di più, soprattutto in quei paesi dove ce n'è un gran bisogno. Siamo felici che il Comitato Olimpico, da 3 anni dall'inizio, anche grazie al supporto del CSI, che è una colonna del nostro mondo, con il presidente Massimo Achini, è di fatto l'operativo su tutte queste vicende, per cui felice di esserci. ICSS, il CONI sogni, salva i sogni, possiamo metterla così invece che Save the Dream? Sì, insomma, si può trovare la formula che volete, si può convertire quelle iniziali in tanti modi, ma il concetto è molto chiaro. Cioè, il mondo dello sport oggi deve essere il veicolo, se non principale, sicuramente uno degli attori maggiormente protagonisti per andare incontro a queste esigenze in questi posti. Un progetto che riguarda per questo fine settimana la Serie A, lei dove sarà? Io questo fine settimana sono impegnato su diversi campi dello sport, perché siamo sotto qualificazione olimpica e abbiamo diverse discipline che stanno cercando di ottenere il pass. Vengo da Trieste, dove la pallanuoto si è qualificata, abbiamo molte competizioni, mentre ci parliamo adesso abbiamo i pugili in Turchia, si stanno preparando le ragazze per la pallavolo per ottenere il pass in Giappone, poi c'è l'altra squadra della pallacanestro, ma ci sono competizioni individuali, oggi scattano gli ultimi i posti di lotta e di judo, insomma ne abbiamo diverse di fronti aperti. La sente giustificato allora. Grazie.